SIGEP 2024 continua, ci troviamo allo stand 1895 Coffee Designers by Lavazza e ci troviamo in compagnia di Michele Cannone, il Global Brand Director Away from Home di Lavazza. Buongiorno Michele, bentornato. Grazie Fabio, grazie a tutti e buongiorno a tutti. Allora, raccontaci intanto che cos'è 1895 Coffee Designer. Allora, 1895 Coffee Designer è un progetto che ormai si è trasformato in realtà, nel senso che siamo qui a presentare una collezione di caffè speciali, tecnicamente definiti specialty coffee, cioè i migliori caffè al mondo che rappresentano di fatto il caffè d'eccellenza, cioè la migliore selezione di caffè del mondo. Sono 7 le miscele e mono origini a disposizione, quali sono? Allora, oggi noi presentiamo qui la nostra collezione che, come giustamente dicevi tu Fabio, è composta da dei blend, quindi delle miscele, dalle mono origini, talvolta che sono anche delle mono varietà, e dai un microlotto. Quali sono? Diciamo che la gamma del 1895, come dicevo prima, ha l'obiettivo di raccontare una storia del caffè attraverso due elementi fondamentali, le origini stesse e anche i profili organolettici che ciascuno di questi caffè ha in maniera distinta e riconoscibile. Quindi abbiamo il Cocoa Reloaded, che è il nostro blend che per eccellenza forse meglio rappresenta la tradizione italiana ma rivista in chiave contemporanea. Poi abbiamo il nostro Noble Volcano, che è un blend composto da due varietà autoctone brasiliane che ha, diciamo, come obiettivo quello di raccontare un po' l'espresso in chiave davvero contemporanea, non rinunciando a quelli che sono i tipici profili organolettici del caffè italiano, cioè il caffè che poi di fatto noi definiamo tale quando ha sentori di cioccolato, di cereali, e che sono poi le note che, diciamo, più appartengono alla nostra, diciamo, cultura del caffè. Chiudiamo la linea delle miscele con Petal Storm, come dice il nome, che è evocativo del profilo organolettico di questi caffè. È un caffè che, avendo all'interno delle varietà provenienti dall'Etiopia, specificatamente dall'origine dalla regione di Kaffa, dove è stata di fatto, si dice la storia, scoperta la prima pianta di caffè, e ci porta a riscoprire il caffè con profili organolettici di fiori, di frutta, che quindi sono ovviamente per alcuni consumatori più piacevoli, più facili da bere e hanno per loro natura una leggera acidità che quindi rende più amabile questi caffè. È un ulteriore passo avanti di Lavazza dopo la presentazione alcuni anni fa delle miscele Tierra, un progetto enorme, riuscitissimo direi, e oggi con 1895 Coffee Designer voi siete a disposizione dei consumatori attraverso le rivendite ma soprattutto per l'ambito professionale. Sì, esatto, questa linea 1895 Coffee Designer al momento è prevalentemente dedicata agli operatori, diciamo, professionali, cioè in modo più specifico a tutti coloro che vogliono divulgare un concetto di eccellenza, che ritengono il caffè un elemento fondamentale nel proprio raccontare una storia d'eccellenza. Tornando al discorso di prima, qui faccio, se mi permetti, un parallelo tra Tierra e 1895. Concluderei la presentazione 1895 con il resto del portafoglio e poi la collegherei a Tierra. 1895 completa la sua offerta con alcune monovarietà, provenienti anche in questo caso da diverse parti del mondo, tra cui Calima, che è un caffè colombiano davvero particolare, unico, che arriva da una piantagione che è specializzata in tecniche di fermentazione avanzate, che riportano poi in tazza davvero gusti unici e autentici, per lo più per molto spesso sconosciuti, mi verrebbe da dire, quasi inaspettati per un caffè. Tutto questo, e questo vale per tutti i nostri ovviamente monovarietà microlotti,
che hanno come obiettivo principale quello di raccontare l'eccellenza, no? L'unicità, la rarità di alcuni di questi caffè. I nostri microlotti sono selezionati dai migliori caffè che fanno parte di questa, diciamo, selezione che viene fatta da Cup of Excellence, che è un'organizzazione che seleziona i migliori caffè del mondo in tutte le nazioni o le geografie in cui si coltiva il caffè. Questo è, diciamo, un po' l'icona, quest'ultima, diciamo, i nostri microlotti sono l'icona dell'eccellenza. Quindi parliamo di piccole quantità che non sono disponibili costantemente o comunque durante il corso dell'anno, e quindi noi riproponiamo durante il corso dell'anno, no, selezionando caffè dei diversi territori d'origine. La storia di Terra ha tutt'altri obiettivi. La storia di Terra per noi è un po' è la declinazione, se vogliamo, sul mercato di quello che la Fondazione Lavazza ha fatto dal 2004 ad oggi. Cioè, che aveva sostanzialmente il progetto come obiettivo quello di promuovere una coltivazione sostenibile del caffè, supportando ovviamente i produttori sia da un punto di vista agricolo, vuol dire migliorando dove è necessario ovviamente le loro capacità da un punto di vista proprio tecnico e anche di conoscenza del caffè verde, che è uno dei grandi temi, migliorando di fatto le qualità e quantità disponibile, e occupandosi anche di alcuni aspetti legati al sociale, perché ovviamente quando parliamo di comunità del caffè parliamo di contadini che, oltre che dover ovviamente vivere coltivando i caffè auspicabilmente sempre migliori, devono essere messi nelle condizioni di poter continuare a fare il loro lavoro, quindi rendendo accessibili percorsi di studi, percorsi di formazione e così via. Terra quindi è un po', se vogliamo, dal nostro punto di vista, l'interpretazione del buono, pulito e giusto, e che vuol dire caffè buoni, accessibili, più ovviamente democratici, se vogliamo definirli così, nell'accezione proprio del progetto. Quindi questo non vuol dire che siano caffè ovviamente, come qualcuno direbbe, no, meno buoni, no, sono caffè che assolutamente hanno vocazioni diverse e che sono ovviamente più accessibili e che testimoniano ovviamente il nostro impegno nel promuovere sì i progetti nei paesi di origine, ma che poi si completano nel fare in modo che questi progetti, questi caffè, possano arrivare a trovare la loro, diciamo, posizionamento sul mercato, dando quindi accesso a questi caffè. Questo per noi significa essere sostenibili e quindi vuol dire avere un progetto di filiera che riguarda sostanzialmente tutti gli elementi che compongono la catena del valore del caffè. Mi permetto di dire, fate sostenibilità strutturata in modo reale. Noi cerchiamo sempre di farlo nella maniera più puntuale possibile. I nostri progetti sono noti a tutti coloro che vogliono ovviamente sapere di più di questi. C'è un sito dedicato a tutti i progetti che noi facciamo. Cito tra questi l'ultimo che stiamo iniziando adesso proprio sul mercato, che riguarda Cuba, dove a Cuba siamo impegnati in uno dei progetti più articolati, più complessi che la Fondazione Lavazza ha fatto nascere, che ci vede protagonisti con il governo cubano e con AICEC, che è un'associazione che si occupa di promuovere lo sviluppo economico e sociale di Cuba. Questo progetto, che è nato circa 4 anni fa, dopo 4 anni vede i primi risultati concreti. Stiamo di fatto lanciando in questi giorni Terra Cuba, che, se vogliamo, è il testimone del nostro impegno e che credo possa meglio rappresentare come si possa fare in maniera autentica un progetto di sostenibilità, che provo a riassumere in questi termini. Quando parliamo di Cuba parliamo di una protezione dell'ecosistema produttivo. Il caffè cubano è un caffè che per sua natura nasce in territori incontaminati, è un caffè di foresta, così si vengono definiti, è un caffè biologico in virtù proprio della caratteristica che il contesto produttivo agricolo cubano ha, è un caffè che ha una filiera trasparente che viene tracciata completamente in blockchain, la cui filiera è stata resa più efficiente in virtù del fatto che, collaborando col governo cubano, siamo riusciti a rendere più efficienti i classici passaggi, diciamo, di filiera, quindi riducendo al minimo il numero di interlocutori coinvolti e quindi ridando ai contadini, diciamo, i migliori ritorni utili per far sì che coltivare il caffè diventi di fatto
oltre che essere un piacere quotidiano per loro, diventi di fatto anche un fattore di sostentamento, che diventa di fatto un elemento fondamentale per tutta la filiera del caffè. Quindi questo è di fatto, in sintesi, diciamo, l'ultimo esempio di come poi si possa creare una filiera sostenibile. Io credo che i migliori progetti di sostenibilità si possano ovviamente definire tali. Quando dico migliori vuol dire che non è facilissimo ottenere il meglio da progetti di sostenibilità, ma il nostro impegno è di far sì che più possibile questi progetti arrivino al consumatore finale, cercando di rendere il consumatore finale il più consapevole di cosa vuol dire un caffè buono e pulito giusto, che è un po' il manifesto che ha Tierra. Grazie Michele Cannone e complimenti per entrambi i progetti. Grazie Fabio e buona giornata a tutti.